Buona giornata a tutti, Salve a chi vi tutti. parla è Claudio Simeoni con Francesco in regia. Ci devo proprio parlare, Francesco? Sì, mi ascoltate? Perfetto, Benissimo. perfetto. Comincia la trasmissione Magistra Stagonaria Paganesimo, vi do il mio indirizzo, sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, trasmissione di oggi, noi continueremo il discorso degli oracoli caldaici che abbiamo cominciato e che continueremo per parecchio, parecchio tempo, penso moltissimo, perché il lavoro si fa sempre più interessante, diventa sempre più importante. Prima però di passare agli oracoli caldaici, voglio affrontare un discorso che aveva fatto un radioascoltatore la volta scorsa, che ha detto se noi potevamo essere inquadrati nell'ilozoismo. L'ilozoismo, io sono andato a cercarmelo, non sapevo esattamente cosa fosse, né sapevo in cosa consistesse questo tipo di categorie filosofiche. L'ilozoismo viene da ilos, cioè materia praticamente, zoe che significa vita. Ed è una categoria nella quale vengono inquadrati, cioè il nome fu inventato da Woodward nel 1650 forse, che era rettore dell'università di Cambridge o di quelle parti, insomma. E, niente, il termine sta a indicare tutte quelle filosofie che hanno delle attinenze, cioè che partono che il loro sviluppo parte dal presupposto che la materia genera la vita. Cioè la vita non è generata da un ente esterno, da una volontà esterna, ma è generata dalla materia, oppure è generata dalla materia con l'intervento della divinità esterna. In ogni caso c'è una relazione che la materia dà via alla vita. E in questo tipo di categorie sono stati inseriti Talete, Anassimene, Anassimandro, cioè tutta la scuola ionica, è stato inserito Giordano Bruno, Tommaso Campanella e altri piccoli filosofi secondari, e Telesio per esempio. E, niente, per Talete, cioè Giordano Bruno e Campanella, praticamente per il principio secondo il quale la natura era divina, cioè la natura era un ente divino che si trasferiva anche sull'essere umano, con cui l'essere umano aveva delle relazioni, per cui la materia in quanto essere divino, la natura che produceva la vita. Talete invece, forse l'elemento più interessante di tutti quanti questi, partiva dal presupposto che l'archè, cioè l'elemento fondamentale della vita, fosse l'acqua, cioè tutta la vita viene generata dall'acqua, senza l'acqua non esiste la vita. Cioè questo lo troviamo anche abbastanza ovvio anche noi guardandoci attorno, perché tutta la vita della natura ha l'acqua al suo interno, cioè senza l'acqua non esiste un concetto di vita, no, Esatto, Francesco? è basilare, Però, è proprio riferimento, cioè, sostanziale alla vita, all'acqua. infatti, il punto però centrale è un altro, che sembrerebbe da alcuni dati che ci sono, che Talete ha portato queste informazioni dall'Egitto. Lo sai che in Egitto, nei libri dei morti, noi abbiamo riferimenti Sì. all'acqua, un sacco di riferimenti. Beh, sono continui in tutte le mitologie pagane, l'acqua è continuamente riferita. Sì, ma in particolare nel libro dei morti noi abbiamo l'alterazione della percezione, cioè abbiamo i viaggi dei morti, cioè che vengono letti attraverso Sì, l'alterazione ma della addirittura percezione. ci sono le descrizioni in Grecia dell'Ade in cui ci sono due fontane, una che ti darà l'immortalità e l'altra che diventerai, ti scioglierai in Sì, questa sì. fontana, cioè Sì, proprio. ma il discorso che volevo fare io era Sì. un altro, no? Cioè attraverso la percezione, quando hai la percezione, vedi i flussi di energia vitale, li vedi come acqua, cioè li puoi descrivere come acqua. Se tu hai una cultura che vede l'acqua come Beh, basta fluire pensare al discorso continuo tutta la nel mitologia delle Nilo, ninfe, che è sempre esatto, legata all'acqua. tu lo vedi effettivamente come l'energia vitale, come un flusso. Invece, allora, se lo riporti nel mondo della ragione, siccome non puoi riportare il concetto di energia vitale, il concetto di energia, riporti come concetto di acqua, Esatto. come qualcosa che fluisce. Beh, basta pensare ad esempio nella mitologia greca che noi abbiamo esempio le ninfe degli alberi che sono legate alla linfa dell'albero, o ad Certo. esempio le ninfe delle valli che sono legate all'umidità della valle. Sì, ma tutto quanto quello che è il paganesimo deriva cioè ha una relazione Sì, corretta con l'acqua, fondamentalmente. col cielo, con Solo i la terra, cristiani con hanno l'acqua per battezzare e sì. lavarsi i piedi, di più non la utilizzano.
Da quello c'è dal punto di vista significativo, cioè tu prendi il cristianesimo, cosa usa dell'acqua? Sì, cioè per il battesimo, sì, ma è strumentale, e per lavare i piedi nel periodo della Pasqua. Il cristianesimo è il Dio al suo centro, no? Tutto il resto è miseria. È uno strumento, sì. È uno strumento e basta. Sì, ma tanto è uno strumento che non ha neanche valore, cioè che non ha neanche significato. Comunque Talete, diciamo così, il concetto dell'acqua che dà la vita lo importa dall'Egitto, e l'Egitto aveva una percezione dell'energia vitale come fluire, cioè come acqua che viene riportata nel mondo della ragione. Per cui se il concetto è quello dell'energia vitale che fluisce in Talete, in effetti è molto simile, cioè anche il nostro Arché è l'energia vitale. E nella vita di tutti i giorni quello che più si avvicina come immagine, come descrittiva, è l'acqua. Però, insomma, e sono sempre quelle cose che vai a dire che forse lui sapeva, che forse faceva, perché di Talete si sa pochissimo, e quel pochissimo che si sa lo si sa per interposta persona. Cioè sono altri che parlano di Talete, Talete diceva o Talete faceva. Spesso lo troviamo in Aristotele, spesso lo troviamo in altri scritti, questo. Vabbè, comunque diciamo questo. Nell'ilozoismo, se proprio volete infilarci dentro, non ci potete infilare dentro, perché l'ilozoismo praticamente è un'affermazione singola, cioè un concetto singolo di un sistema filosofico. Cioè se io faccio un singolo concetto filosofico e copro tutto il resto, mi potete mettere nell'ilozoismo, ma siccome il mio è un concetto singolo di una struttura ben più vasta, non mi potete infilare nell'ilozoismo. Cioè, sì, beh, il classico esempio del Pantheon, cioè nel senso chi si riferisce a un unico Dio è una manifestazione di un Pantheon per il paganesimo. Noi pensiamo al Pantheon, e il Pantheon raggruppa tutte quante le divinità, tutte le forze. Esatto, tutte quante le forze. Un altro sistema, per esempio, che ho trovato è il discorso sul pluralismo, dove il termine è introdotto da Wolf per designare l'atteggiamento mentale di chi, superato il naturale egoismo, riconosce attorno a sé l'esistenza degli altri. Allora siamo anche pluralisti. Sì. Cioè, nelle categorie filosofiche ci sono centinaia di categorie filosofiche che, preso un aspetto, ci si può infilare. Sì, che noi ma che possiamo anche riconoscere, insomma. Possiamo riconoscere tutto e nello stesso tempo negare tutto. Esatto, sì, ma sono sempre aspetti secondari, sono strumenti momentanei che vengono utilizzati. Cioè, il discorso è sempre complessivo, nel senso che un'officina non si giudica da un singolo strumento, ma da tutti gli strumenti e da come vengono coordinati. Cioè, le risorse che uno dispone vengono misurate non perché lui ha una risorsa, ma perché come sa utilizzare queste risorse. Cioè, ma in tutti quanti gli ambiti della vita, anche la vita fisica viene valutata al meglio in quanto uno sa utilizzare tutti quanti i suoi sensi. Cioè, e questo, cioè, non può dire perché uno l'ha vista e gli altri hanno miglior valore. Sono sempre riferiti a una complessità e la capacità di farli interagire. Esatto, ed è quello che stiamo tentando di fare noi, far interagire cose diverse. Chiaramente, siccome abbiamo due mani, due gambe e due occhi, tanta gente ha visto le stesse cose o ha pensato delle cose simili. Noi le pensiamo in modo simile e magari un po' diverso, dato lo status culturale, per cui troverete sempre cose che diciamo noi negli altri. Sì, ma l'importante è che queste cose non diventino le uniche cose, cioè il punto di riferimento assoluto, cioè che si vada a ricreare in certo senso il Dio unico, cioè o il valore unico, è solo questa cosa che dà il valore alle altre. Esatto. Questo è il pericolo. Sì, sì, non ci piove niente di questo. Bene, cominciamo con gli oracoli caldaici e vi ricordo sempre, se voi seguite una sola trasmissione di oracoli caldaici non capirete niente o capirete ben poco. Per seguire gli oracoli caldaici come noi li stiamo facendo dovete seguire tutte le trasmissioni in maniera sistematica, perché ad ogni trasmissione introduco un concetto nuovo, un modo di vedere nuovo, per cui se lo perdete nelle altre non riuscite più a seguire. D'altronde io posso fare un lavoro alla volta, una situazione alla volta. L'anno scorso ho fatto il crogiolo dello stregone, quest'anno faccio queste cose, non posso fare 100.000 cose, no Francesco? Potresti pensare di fare gli esami a fine trasmissione. Non è mica male. Vedere se gli ascoltatori appunto hanno seguito con metodo. Beh, ma dopo tanto li vendiamo i libri per cui. Bene, allora passiamo dal quarto oracolo. Vi ricordo che la sequenza che, oracolare che io uso è quella pubblicata dalla BUR, è quella pubblicata dalla BUR, perché la sequenza che mi ha preso è quella che è stata fatta da Angelo Tonelli, per cui con 17.000 lire e un tascabile BUR potrete avere tutti gli oracoli caldaici fatti da Tonelli.
E quello che vi do io invece come interpretazione è l'interpretazione partendo dal libro dell'Anticristo, partendo dal paganesimo e partendo dalla stregoneria. E questo su Tonelli non lo trovate chiaramente. Allora, l'oracolo numero 4, attenzione, alcuni oracoli caldaici sono ridotti soltanto a una o due parole, per cui esisterà chiaramente delle difficoltà interpretative e delle difficoltà di collocamento. Però noi stiamo costruendo un sistema complessivo, per cui anche da tre parole dobbiamo riuscire a dare una collocazione, per cui è effettivamente una sfida. L'oracolo numero 4 dice questo: la potenza è con esso e il nous da esso promana. Vi ricordate cos'è il nous? Ve l'ho detto l'altra volta. Il nous noi lo usiamo come nel senso di pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, sentimento, sentire, eccetera. Questo per noi è il nous. Allora, la potenza è con esso e il nous da esso promana. Dalla potenza il nous promana. Il nous proviene dalla potenza, la potenza come elemento d'origine del nous. La frase limitata a questo è il tentativo di completare la frase mettendo come soggetto, alcune interpretazioni specialmente dei cattolici, come soggetto il padre che come detentore della potenza emana il nous, è soggettiva del traduttore e dell'interprete a cui il traduttore fa riferimento. L'interpretazione che mette come soggetto il padre è presa dal sistema educazionale cristiano, dove un padre creatore sta all'origine delle cose, padre come padrone. In questo caso non abbiamo nessun padre creatore e la frase deve essere presa per quello che ci è rimasto. Per l'interpretazione corretta è necessario togliere dunque la coscienza e la consapevolezza del padre che, come abbiamo visto nel frammento precedente, è stata sottratta, distrutta, e considerare la potenza in quanto elemento promanante il nous. Quel esso può essere interpretato come soggetto padre dai cristiani, ma anche come caos, cosmo, universo, l'insieme nel quale è presente il potere da cui la spinta, il nous, proviene. Quel può essere interpretata significa che chi è sottoposto a condizionamento educazionale cattolico può interpretarla soltanto come soggetto padre. Per un cristiano cattolico l'esistenza è privo di divinità in sé. L'esistente non ha nous in sé e per sé, ma solo come riflesso o come emanazione di un creatore. Dal momento che l'esistente che ci circonda ha potenza e nous e che la potenza e il nous sono propri di ogni potenza e nous che ci circondano, in quanto costruiti da quella potenza e da quel nous, non è possibile riconoscere potenza e nous di origine diversa dalla coscienza che li rappresenta. Potenza e nous sono dunque sostanza e qualità della coscienza, e divergono da coscienza a coscienza in quanto ogni coscienza si è costruita in maniera diversa. Senza la sostanza non esiste il nous, senza la potenza non esiste la rappresentazione del nous, senza la presenza del nous la potenza non è coscienza. E questa è una visione dei veggenti. Quando l'energia vitale si sposta nell'universo, si sposta nello spazio, l'energia vitale deve trasformarsi in coscienza. Questo è il suo intento, è il potere di intento, e lo spostamento è dato dalla sua qualità, necessità. E passiamo al quinto frammento. Perché non con un diretto agire, bensì per mezzo del nous, il fuoco primordiale trascendente include nella materia la sua potenza. È il nous germinante, da nous l'artefice del mondo igneo. Che cos'è il fuoco primordiale? È la fame e la volontà del conoscere soggettivo che si manifesta nell'oggettività. Sono le direzioni di espansione della conoscenza e della consapevolezza. Sono primordiali quando rappresentano l'inizio di una sequenza di sviluppo di coscienze. Il conoscere soggettivo non alimenta solo il conoscere del soggetto che lo esprime, ma alimenta il conoscere delle specie cui appartiene. Il soggetto alimenta il fuoco della conoscenza soggettiva, ma alimenta anche la capacità di alimentare il fuoco della conoscenza e della consapevolezza della sequenza di sviluppo della specie cui appartiene.
In questo paragrafo la potenza e il nous non appartengono più allo spazio siderale, al caos della luce, alla percezione del silenzio siderale, ma assistiamo ad un agire della potenza nella materia. Lo spazio si è formato, l'energia vitale si è strutturata in una forma in cui la percepiamo. In questa forma e in questa struttura si immerge la potenza del fuoco primordiale. La materia costruisce una struttura stabile, un'oggettività nella quale la potenza può trasformarsi in nous, in coscienza di sé. Ma non è il nous degli esseri nello spazio, non è il nous presente nelle coscienze delle galassie, è il nous degli esseri della natura, è il nous germinante dal nous, l'artefice dell'essere natura. Prima che i pianeti possedessero una coperta, non si era mai visto il nous germinante da un altro nous. Non si era mai assistito alla formazione di una coscienza di sé come separazione da un'altra coscienza di sé. Non si era mai visto il fuoco della conoscenza e della consapevolezza germinare dal fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Si era sempre assistito al nous che si espandeva, prendendo la potenza da quanto lo circondava, ma mai la nascita di una nuova conoscenza indipendente dalla precedente. La materia che comprende il fuoco primordiale, includendo nella sua potenza. Così facendo, la materia acquista coscienza di sé, costruisce la propria volontà e attraverso le proprie determinazioni sviluppa il proprio nous. Quella coscienza fa ancora qualche cosa di più, germina un'altra coscienza. Gli esseri della natura non soltanto sviluppano se stessi, ma pongono le basi affinché coloro che generano siano nelle migliori condizioni possibili per sviluppare se stessi. Tutto questo non è opera di un Dio creatore o di una volontà determinante, ma potenza e nous agiscono in quanto non possono fare diversamente data la loro natura. Agiscono in quel modo perché quella è la loro libertà. La libertà di ogni essere è la via del proprio sviluppo. La potenza che costruisce la coscienza è nell'esistente. L'esistente determina lo sviluppo di se stesso. Il presente è un insieme di dei che costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti, costruendo le condizioni affinché questo possa avvenire al meglio. Il germinante si riferisce anche al germinare del Dio che cresce dentro l'essere della natura. Quel crescere e un germinare sia come sviluppo quantitativo dalla prima cellula dell'essere adulto della natura, sia in senso qualitativo, cioè lo sviluppo della coscienza e della consapevolezza dell'essere a cui il divino che cresce si riferisce. Il germinare è visione universale del primo respiro della coscienza di sé, che si differenzia da quanto la circonda al suo sviluppo. È l'inizio dello sviluppo all'interno del mondo di luce e fuoco. Le coscienze esprimono le proprie tensioni di sviluppo, mandando sensazione di luce e fuoco. Il mondo delle coscienze e delle consapevolezza sottrae alla descrizione del mondo della forma, sottratte alla descrizione del mondo e della forma, appartengono ad un mondo che si percepisce attraverso il fuoco e la luce. Non che sia un mondo di fuoco e luce, ma fuoco e luce sono le rappresentazioni della coscienza nella percezione che supera la descrizione della forma, forse perché fuoco e luce sono rappresentazioni all'interno della forma che descrivono le sensazioni di quanto la percezione alterata tenta di riportare nella descrizione della ragione. E qua almeno mezzo quintale di virgole devo mettercelo dentro, come minimo. Tutto questo discorso qual è? E tutto questo discorso sta in questo: per la prima volta negli esseri della natura abbiamo delle coscienze che vengono generate da altre coscienze. Questo non avviene nello spazio, questo non avviene fra i pianeti, questo non avviene in esseri galassie. Ogni coscienza si costruisce per sedimentazione. L'unica coscienza germinante da una coscienza in essere l'abbiamo fra gli esseri della natura. Gli stessi esseri di energia, di sua energia vitale, nascono da sé, cioè nascono per tensioni che esiste nella natura, ma non generano, cioè gli spiriti non producono altri spiriti, nascono semplicemente dalle tensioni della vita, dalle tensioni dell'atmosfera, dalle tensioni terrestri, eccetera. Mentre l'unica coscienza che germina, che viene, cioè gli unici esseri che buttano i semi per costruire delle altre coscienze sono gli esseri della natura. Per cui questo è lo spettacolo a cui il veggente assiste. E passiamo invece al terzo frammento.
di oggi, sarebbe il sesto, come una membrana noetica che funge da cintura, Ecate discerne il primo dal secondo fuoco che anelano a confondersi. E qui troviamo la prima divinità, e di questa divinità ne parleremo per tutti gli oracoli caldaici insieme ad Apollo e ad altre. E questa divinità è Ecate. Diventerà familiare questa immagine, anche se lo è già stata per chi ha ascoltato le trasmissioni, non come nome ma come immagine. Ecate è la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. La cintura di Ecate è la separazione fra i momenti nei quali si trasferisce la coscienza e la consapevolezza dal corpo fisico al corpo luminoso. Vedremo in altri oracoli caldaici come la cintura di Ecate sia fatta da tutti i fiori della coscienza. Cioè ogni volta che si forma una coscienza, la coscienza cessa di esistere per rigenerarsi un altro piano, cioè dal corpo fisico al corpo luminoso, per esempio. Bene, il fiore della formazione della conoscenza fa parte della cintura di Ecate. Ecate è la forza costrittiva che doma gli dèi nel loro furore espansivo. Ecate, per gli esseri della natura, è la membrana che separa la consapevolezza propria della trasformazione del divenuto del corpo fisico dalla consapevolezza propria del corpo luminoso. Nel quotidiano della ragione sparisce la memoria degli infiniti viaggi che la percezione degli esseri compie. Non si può portare nel mondo della ragione l'immagine dei fuochi della consapevolezza senza essere annientati da chi quei fuochi li ignora e vuole imporre oblio. Non si può trasportare la descrizione del mondo della ragione nei mondi della percezione senza tentare di ridurre questi alla descrizione stessa. Ecate separa i momenti delle trasformazioni. Il suo fuoco conduce gli esseri della natura dall'abisso della materia all'espansione nello spazio infinito fra le stelle. Ecate, dai tre volti ai crocicchi che manifesta se stessa la coscienza di sé, Giano. Il luogo donde si proviene, il luogo nel quale si sceglie per costruire il proprio futuro, o se volete la strada per percorrerlo, la sua bocca emette il fuoco della conoscenza e della consapevolezza con la quale alimenta il bisogno di espansione di ogni essere della natura. Ecate, la portatrice del fuoco noetico che attraverso gli esseri della natura diventa consapevolezza e coscienza di sé. Ecate, che alimenta la determinazione della coscienza di sé per aprirsi un varco nelle contraddizioni dell'esistenza attraverso le sfide della vita. Per questo Ecate è l'occhio dell'essere toro, la voce degli esseri cani da caccia, i polpacci dell'essere leone, la caviglia dell'essere lupo e l'amore delle cagne determinate. Ecate che congiunge l'Olimpo degli dèi all'abisso dell'essere natura, in cui i mortali tentano di costruire il Dio che cresce dentro di loro. Ecate, principio e fine delle tensioni. Ecate, il potere di essere che separa la vita del corpo fisico dalla vita del corpo luminoso, alimentando nell'uno e nell'altro le trasformazioni. E con Ecate io chiudo la trasmissione di oggi degli oracoli caldaici. Francesco, io penso che abbiano capito sì e no il 2% di quello che ho detto. No, beh, dai. Sono messaggi che sono densi. Il problema è sempre il nostro tipo di messaggio, che è la densità. Nel senso che siamo abituati sempre, tutto quanto viene rarefatto, viene diluito, viene falsificato. Mandare un messaggio è sempre un concentrato, di conseguenza richiede anche il suo tempo. Poi vendiamo il libro perché se li studina. Dopo deve essere anche elaborato, insomma, deve essere anche compreso. No, il problema è questo. Gli oracoli caldaici rappresentano la sfida del paganesimo, cioè l'ultima grande sfida del paganesimo. E in questa sfida il paganesimo è stato sconfitto sia dai neoplatonici da un lato e dai cristiani dall'altro. Cioè l'hanno messo in mezzo come i sassolini di una macina e l'hanno schiacciato, come le olive nella macina, no? E ne hanno fatto un olio. Sì, no, ma sai, una caratteristica fondamentale del discorso pagano, che però non può essere mai distrutto, cioè nel senso che è talmente forte ed è talmente vicolante che ha la possibilità di ripresentarsi anche dopo migliaia di anni. Il cristianesimo, se non ha i sacerdoti che lo portano avanti, i testi sacri, è destinato a scomparire. Questo è vero, però io, ogni volta che c'è un cammino da ricostruire, no? una forma pagana da ricostruire, è necessario un grandissimo sforzo. Sì, bene. E si pagano dei grossi tributi, perché tutto quello che è stato perduto, e sono cose preziose che sono andate perdute.
ci circondano, per cui possiamo pescare, ma sì, non sì. più la forma prima. Sì, sì, ma di fatto logicamente sono un adeguamento anche del pensiero, però questi pensieri sono un bagaglio che ci sono delle correnti che viaggiano, sono delle sensazioni che esistono, di conseguenza uno che sviluppa una sensibilità particolare ne entra in contatto e le può prendere. Cioè, di conseguenza li può anche riconoscere. Non c'è il bisogno che esiste nel monoteismo di avere una continuità di tipo storico come pretendono loro di avere, o di tipo di chiesa, di gerarchia, o di tradizioni sacre come pensano loro di avere. Il paganesimo esiste, è intromesso, appartiene al mondo, di conseguenza qualsiasi persona tramite le sue capacità, purché non si sottometta al patto del Dio dei cristiani, riesce a entrare in contatto col paganesimo e con se stesso. Io l'altra volta, no, partendo proprio dal discorso di oracoli caldaici, no, ho detto che il padre sottrae se stesso, no? Cioè sottrae la sua coscienza. Io gli oracoli caldaici li ho trovati l'anno scorso, praticamente, no? Non li ho trovati prima. Però nel 1985, nel libro dell'Anticristo, no, ho scritto ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia, dalle distanze immaginabili del cosmo, intraprese dapprima lentamente, poi via via sempre più velocemente il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo ha raggiunto la totalità della coscienza di sé, il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e di rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza è giunto il momento della propria rinascita. Dopo miliardi di anni al centro di convergenza la pressione divenne fortissima finché si produsse il grande botto. Cioè la coscienza ha distrutto se stessa. Sì, ma vedi, sia negli oracoli caldaici, dico 2000 anni fa, sia quello che è scritto adesso è la stessa identica cosa, insomma non è cambiato assolutamente. Sì, no, ma difatti c'è la differenza sostanziale del paganesimo rispetto al cristianesimo, al discorso della mancanza del profeta, cioè nel senso che il monoteismo è destinato ad avere un profeta che... Come? E io cosa ci sto a fare? Sai che nel paganesimo non esistono i profeti, esistono dei messaggeri, i messaggeri portano un messaggio, sono il messaggio, però appunto... esistono molti messaggeri. Insomma, definirsi profeti sarebbe squallido, sì. Cioè, difatti, nel monoteismo c'è un inizio ben storico, ben datato, il profeta e basta. Ma il profeta non avrà più nessun contatto con la persona che la seguirà, con la persona che andrà a applicare il suo pensiero. Di conseguenza, i cristiani sono destinati a essere falliti. Noi sappiamo che un messaggio pagano è sempre un messaggio che viaggia, perché diventa una divinità, diventa un egregore. Avrà sempre un'energia che lo trasporta. Alimenta un fiume, no? Sì, avrà sempre un'energia che lo trasporta, sarà sempre un'energia a cui è legato. Di conseguenza, avrà sempre questa manifestazione. Io non mi stancherò di ripetere, di dire che appunto se anche noi dimenticassimo il nome delle divinità, anche se non ne avessimo più le mitologie, lui avrebbe sempre la possibilità di entrare in contatto, cosa che nel monoteismo non c'è. Cioè nel momento in cui uno ha la fortuna di non venire in contatto con la solidità di un profeta o di un messia, è libero. Cioè nel senso, lì il problema dei cristiani è che hanno questo messia che ogni tanto compare a rompere le scatole. E i monoteismi si accorgono di questo e attaccano sempre nuovi messia o nuovi profeti, pur di mantenere questa assurdità di una continuità di dominio, ma soltanto puramente di dominio. Perché che necessità c'è di avere un profeta, di avere un inizio in data storica? È assurdo, cioè in quanto la vita si manifesta sempre a se stessa. D'altronde noi abbiamo decine di orologi che sono orologi biologici, che sono orologi cosmici, non abbiamo il bisogno di andare a fissare, di calibrare, ognuno appartiene alla propria divinità, non abbiamo bisogno che un orologio diventi l'unico orologio di tutti quanti. Cioè noi non possiamo pretendere ad esempio di stabilire il nostro orologio biologico sulle piante o loro su di noi, perché appartiene a loro. I monoteisti cosa fanno? Vanno a creare un orologio, cioè dicono noi iniziamo la storia, noi iniziamo il tutto e voi dovete basarvi su questo. Logicamente il monoteismo si accorge che tende a fallire, perciò abbiamo l'esperienza degli ebrei che hanno i loro profeti, poi abbiamo il cosiddetto Messia, Gesù Cristo per i cristiani, poi a un certo punto arriva Maometto. Ti ricordi che alla fiera avevamo i Bai, che addirittura avevano messo in serie, no? C'era Vishnu, Zarathustra, Cristo, poi c'erano ancora. C'era Maometto, cioè Dio ha tanti profeti, insomma, addirittura. Sì, no, ma poi la capacità del monoteismo è di falsificare tutto, cioè nel senso di rigirare qualsiasi comportamento come elogio del Dio. Mi è successo di avere fra le mani un opuscolo di veramente ridicolo, se non fosse che viene utilizzato da quelli che vengono incaricati del catechismo.
E allora loro riportano in positivo una storiella su Buddha. Una volta qualcuno chiese a Buddha di dire parlami di Dio, e lui si mise il dito sulla bocca e disse: cioè, come no? È inutile parlare di queste cose. Loro hanno rigirato il discorso di dire che Buddha fece così, che Dio è così importante di cui non si può neanche parlare. Cioè, renditi conto, l'astuzia, perché nessuno secondo loro può avere il coraggio di dire il Dio dei cristiani è un Dio cristiano, è assurdo, il Dio dei monoteisti è pazzo ed è incredibile, non ha senso neanche parlarne, non ha senso neanche sprecare il fiato, loro lo rigirano in positivo, perché tutti devono amare il loro Dio. Penso che nel buddismo non ci sia neanche stato il concetto del Dio, a parte il fatto che ti dirò che il buddismo è stato riscoperto negli ultimi 200 sì, anni. Sì, sì, no, ma loro questa storiella su Buddha l'hanno rigirata come un elogio del Dio, pensa, cioè dell'unico Dio, capito? Di un Dio ben specifico. E come gli yogici, no? Lo yoga è andato completamente perduto, lo hanno riscoperto, sì, esatto, gli inglesi dalle figure. Con la loro deformazione, poi. Deformazioni, perché politicamente gli inglesi hanno la loro mania puritana, vittoriana, che va anche a determinare certi aspetti che arrivano in Occidente. Sì. E questo qua, logicamente, non bisogna pensare che tutti quanti le cose che arrivano siano state raffigurate come sono. Io ho fatto ad esempio una ricerca così casuale su moltissimi studiosi di mitologia, ne è venuto fuori che gran parte erano preti, e logicamente introducevano il discorso moralistico in una mitologia dove non è mai esistito un concetto di morale nelle mitologie pagane. E difatti addirittura un libro che viene molto, ad esempio, di cui si parla molto sulle ninfe, che è Sabe il mondo segreto di Kirk, e l'autore era un prete protestante, e lui a un certo punto si pone il problema se queste esseri, se queste ninfe della natura fossero in condizione di grazia o in condizione fuori della grazia. E lui dice, vabbè, nel discorso morale forse loro appartengono a un'altra entità. Ma vero, cioè, cose che ad esempio nel paganesimo non si sarebbe mai posto il problema della morale o della grazia o della salvezza di un essere o di una divinità. No, la morale e la grazia in quei termini appartiene a un elemento esterno. Cioè, sì. Soltanto chi non ha relazioni col Dio stabilisce una grazia, una morale esterna all'essere umano a cui chiede di adeguarsi. Sì, no, ma basta pensare ad esempio, cioè, un discorso che noi facevamo nei nostri incontri. Sì, ricordiamo il numero telefonico, che è 049 700 700, o 049 700 838. Quando c'è Francesco prendo più telefonate che non quando sono da solo, eh? No, intanto di tutto, scusa Francesco, sì, no. Prima che eventualmente arrivi qualche telefonata, che speriamo che non arrivi, allora io volevo ricordare innanzitutto di non firmare l'8 per 1000, cioè di non firmare per la Chiesa Cattolica l'8 per 1000, ricordatevi di firmarlo per lo Stato, so che fa ancora più schifo, qualcuno oggi come oggi, vedendo quello che succede in giro, gli viene ancora più schifo, lo so, purtroppo conosco questo sentimento, cioè lo conosco nel senso che l'ho visto in parecchie persone, però firmate comunque per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica. Sì, anche perché l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica fa certamente più danno che dato allo Stato, insomma, in qualsiasi caso. Guarda, effettivamente, quando vedete le immagini che fanno la pubblicità per la televisione dei poveri, sì, bambini, erano affamati, ti ho dato da mangiare, ricarcerato, ferma là, è ricarcerato, fermo, che c'è una roba veramente da vomito. Allora, le ragazze che stanno partorendo in galera, le gatte. Ah, sì, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti. È una cosetta veramente da vomito. Sì, pronto? Oh, sì, dimmi. Ciao, Francesco. Purtroppo, non oggi, ma da molti secoli, esiste nel pianeta un paganesimo fasullo, diciamo. Quello del monoteismo, ossia confermando l'idea del Gott mit uns, ognuno ha un Dio particolare che dovrebbe volere certi sviluppi del pianeta Terra. Quindi è un paganesimo fasullo già, è sempre lo stesso Cristo, sempre lo stesso Dio Padre, sempre la stessa Madonna, però sono entità richiamate dagli interessi specifici. Non è il conclamare il monoteismo, è conclamare un politeismo in cui i vari cristi diventano il Dio con noi, eccetera, compagnia bella. Hai capito?
Ho capito. È stato giocato il monoteismo dalle filosofie religiose dei vari paesi. Prendio, mi è rimasto impresso cosa Clinton, peraltro maestro della massoneria di rito scozzese, Clinton ha detto: è sperabile che Dio sia con noi contro l'ultimo rimasuglio del marxismo-leninismo. Hai capito? Anche lui si crede partecipe del Gott mit uns, del Dio è con noi. È ovvio. Il vero Dio ancora è sconosciuto. Questa è la verità. Quindi mantieni pure le tue teorie, le tue risultanze anche profonde che fai, però ricordati che il monoteismo è stato giocato. Cioè, Francesco, esiste già un paganesimo fasullo, quello sì. No. Con noi. Francesco, dimmi. Se Dio è sconosciuto, come fai a conoscerlo? Ma c'è la Chiesa invisibile? Ah, beh, allora. Ah, la Chiesa invisibile? Ok. È come un bombardiere invisibile, d'accordo, per caso. Va bene. Oh, ciao. 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 No, io sul discorso della verità, no, vorrei dire una cosa. Quando quel pazzo di Gesù Cristo disse a Pilato, io sono la verità, Pilato rispose, che cos'è la verità? E io torno a questo, cioè nel senso che per me la verità è sempre una verità relativa che io posso vedere, posso percepire, ma non esiste una verità assoluta in cui io posso imporre a tutto il mondo. Logicamente, per quanto riguarda la natura, la mia verità sarà ben diversa, ma la natura avrà una sua verità, avrà una sua logica, non esiste una verità assoluta. E giustamente Pilato disse a Gesù Cristo, che era un amico, mi raccontò una volta una versione diversa del processo di Gesù Cristo. Quando portarono Gesù Cristo a Pilato, Pilato disse, ma cosa volete che io giudichi questo pazzo? Vestitelo d'arancione, mandatelo come pagliaccio per tutte quante le vie della Palestina, che la gente possa ridere. Cioè, il problema è che ci fu della gente che l'ha presa seriamente, a questo punto andò a innestare... Sì, no, difatti, questo mio amico era uno studioso di questi argomenti, Pilato disse, cosa che io volete che giudichi questo pazzo? Cioè, cosa posso giudicare di fronte alle sue affermazioni? Le posso solo trovare ridicole. E giustamente di questo discorso è rimasto quando Gesù Cristo disse, io sono la verità, lui disse, che cosa è la verità? E noi quando qualcuno ci dice che esiste un vero Dio, o una Chiesa invisibile, o un qualcosa che non percepiamo, che non vediamo, dobbiamo dire che cos'è la verità. Il problema di tutte queste cose qua, no, è che incidono sulle emotività delle persone. Sì, ma difatti. Cioè, questa Chiesa invisibile, oppure un Gesù diverso, un Dio diverso, qualcosa che sia diverso da quello che è un bisogno di descrizione. Che... Facciamo un discorso molto semplice. Facciamo che il discorso possa essere provocatorio. Allora, un pagano può prendere una divinità di un Dio e la può raffigurare come vuole, assolutamente, cioè senza nessun problema. Poniamo il caso della Madonna. Un cristiano non penserà mai di raffigurare la Madonna nuda. E nel momento in cui qualcuno avesse il pensiero di raffigurarla nuda, secondo me sarebbe uno scandalo, sarebbe una blasfemia, sarebbe una guerra di religione. Beh, è bastato mettere chi era la Ronaldo tipo Cristo che sarà una guerra sì, di religione. Sì, perché proprio su quello non si possono toccare. Nel paganesimo ci possono essere persone che raffigurano la divinità in una certa maniera o in un'altra maniera, e nessuno farà mai una guerra di religione perché hanno la raffigurata. Cioè, pensate, gli antichi pagani avevano sempre l'abitudine di raffigurare le divinità nude. Pensate, i cristiani non hanno mai avuto il problema di dover raffigurare una divinità nuda. Pensate ad esempio agli antichi pagani che raffiguravano le divinità pagane maschili con il fallo, con il cazzo, con il mimo, come lo volete chiamare. Pensate, Priapo addirittura era gigantesco, un Priapo. Esatto, ma pensate quanti si possederebbero di raffigurarne un crocifisso in cui abbia un membro, abbia un organo genitale. No, sarebbe considerato scandalo. Sarebbe veramente una cosa scandalosa, ma si andrebbero a innescare delle teorie, delle storie religiose. Cioè, ma quello significherebbe innestare un discorso su come viene raffigurata una divinità è una perdita di tempo, perché se qualcuno raffigura una divinità è perché la raffigura in base alla sua sensibilità e non la impone certo agli altri. E, ad esempio, io ho fatto degli studi su alcune immagini sacre. L'immagine, ad esempio, delle divinità pagane erano sempre rappresentate visibili da tutti quanti i lati, nel senso che erano tridimensionali. Addirittura le statue, c'erano alcune statue di Afrodite in cui si andava a vedere il sedere della dea, che era talmente bello che era questo qua. Benissimo,
c'è in tutta quanta, anche la letteratura dell'Ottocento, la possibilità del congiungimento tra l'uomo e una statua di una dea. Tra l'altro che questa statua deve essere di marmo. Benissimo, queste statue quando vengono violate dall'uomo, mica vanno a fare la condanna dell'uomo, mica lo vanno a portare nell'inferno, mica gli scagliano qualche fulmine, mica la vanno a annientare. C'è una leggenda in cui dice che appunto una statua di Afrodite fu sodomizzata da un uomo e questa statua non reagì, non condannò neanche la divinità, non condannò neanche l'uomo, non fece nessuna condanna morale, mantenne soltanto sulla coscia un simbolo nero per raffigurare che è stata violata. Ma se una statua raffigura la possibilità di essere violata, non è soltanto perché ha subito questo affronto, ma significa che è violabile. Cioè è anche un segnale per dire mi puoi anche violare. Cioè di conseguenza il messaggio è ambivalente. Cioè, e poi la statua non si è sottratta pur essendo una divinità. Provate a pensare se un cristiano pensasse di sodomizzare la Madonna. Cioè, nel sogno, cioè, sicuramente non so quanti confessionali dovrebbe passare. Impensabile per un cristiano. Cioè, per noi che siamo pagani, sentire queste cose nell'antichità, cioè questi comportamenti, non ci creano nessun problema di tipo moralistico, perché noi sappiamo che sempre, come diciamo, un segnale è sempre un segnale concreto. Le divinità, per essere raggiunte, hanno sempre avuto il bisogno di essere presenti, visibili e raggiungibili. E hanno sempre avuto questa possibilità di essere raggiunte. E se noi prendiamo ad esempio che nella raffigurazione artistica, noi abbiamo ad esempio moltissime divinità, soprattutto le donne, che quando vengono raffigurate nude, che si coprono il pube. Ma si coprono il pube significa che sono in condizione di essere viste. E che prova un attimo di pudore, e che vuol dire che l'uomo le può raggiungere, le può vedere, e loro non si difendono in altri sistemi, ricorrono a un comportamento normale che potrebbe avere un qualsiasi donna di un certo tipo, e di conseguenza questo significa che la divinità nel paganesimo è sempre su questa realtà, e su questa terra, e su questo pianeta, ci vive a fianco e noi la possiamo raggiungere. Chi può pensare, ad esempio, di andare a vedere la Madonna nuda da qualche parte? Già il fatto di annunciarlo, di vedere la Madonna nuda, pensate tutti quanti i veggenti, non l'hanno mai vista nuda, mai, al massimo con un tunicone bianco, al massimo che si sono concessi, ma proprio insomma addirittura, io ho visto delle raffigurazioni anche di delle Madonne contemporanee, cioè hanno addirittura le maniche lunghe, cioè non viene neanche raffigurato neanche il polso della Madonna, cioè perché questo? Cioè, questo significa che è una manifestazione di una forma di inibizione molto forte. E questo è dovuto proprio a una forma di condizionamento. E significa anche essere nell'incapacità di percepire tutte le possibilità di una divinità. No, ma non esiste come divinità, esiste come immagine di distruzione, sì, ma difatti, delle pulsioni umane. E basta, non esiste. Va bene, Francesco, hai scandalizzato mezzo mondo. Peccato, io pensavo tutto. No, l'altro mezzo no. Mi hanno incatenato al piede al letto dell'ospedale, singhiozza Sabrina Jefferson, una detenuta di 28 anni, condannata a 6 mesi per aver violato le regole della libertà vigilata. Quando stavo per partorire, continua Sabrina, non riuscivo neanche a suonare il campanello per chiamare l'infermiera. A me, dice un'altra collega del penitenziario di Rikers Island, la 31enne Tania Watson, mi hanno legato polsi e caviglie al letto per tutta la durata del parto. Questi atteggiamenti, questo modo di essere, questo modo di rapportarsi con le persone che non si possono difendere, con le persone incatenate, è cristiano. Cioè, tu devi fare quello che voglio io, quando voglio io, come voglio io, e devi sottometterti a quello che voglio io. Questo concetto è un concetto cristiano. Ricordate, il cristianesimo usa la violenza, ma la violenza è l'arma degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati. E questa violenza è propria del cristianesimo quando non sa affrontare le contraddizioni della vita in maniera diversa. Dopodiché, se viene fatta su alcune donne indifese, pensate cosa può succedere a livello mondiale. Questo ve lo lascio alla vostra fantasia. Beh, difatti, Claudio, non c'è mai stata una guerra di pagani fatta per un Dio. No.
è stata fatta una guerra fatta dagli stati, dalle persone, dai singoli interessi, dai singoli paesi. Sì, una guerra di rapina, una guerra di conquista. Sì, ma una guerra di necessità, uno scontro. O mai giustificate con il Dio? Ma nessuno ha mai detto nei pagani perché Dio lo vuole, perché Dio è con noi, perché dobbiamo portare questo Dio. Cioè, era sempre, si chiedeva al Dio la protezione degli eserciti, si chiedeva questo, ma come lo faceva uno, lo faceva anche l'altro. E le varie divinità erano alla pari, no? Soltanto i cristiani hanno inventato le guerre sante per il Dio, esatto. E per affermare, portare la parola di guerra Dio. Santa. Cioè, questo solo i cristiani l'hanno pensato, l'hanno concepito, non lo possono concepire. I pagani no, sanno che la guerra non si può togliere, sappiamo che la violenza esiste e non si può togliere, cioè, nel senso che noi siamo realistici, però queste manifestazioni sono manifestazioni che appartengono alla vita dell'uomo, cioè, sono migliaia di anni che noi conviviamo con la guerra, con i conflitti, però noi sappiamo che questi conflitti possono essere controllati, possono essere sotto il nostro stato controllo, possono essere diventare meno cruenti se noi percepiamo che sono una manifestazione della nostra forza, della nostra energia. Quando tu vai a attaccarsi un Dio dietro, il Dio può tutto. Come il Dio dei cristiani, quando il Dio dei cristiani può uccidere un intero popolo, può uccidere un'intera nazione, solo perché lì è antipatica, cioè nel senso non perché faccia un qualcosa. Il Papa può uccidere una nazione, il Vescovo può uccidere una nazione, chi si identifica con Dio può uccidere una nazione. Dio è con noi. Pensateci un attimino, Vabbè, mentre loro si pensano, noi facciamo un po' di propaganda per noi, no? D'accordo. Allora, in agosto noi ci troviamo sull'altipiano di Asiago. Bene. Giorno, ora e posto, ve lo diciamo personalmente. Siamo un po' in anticipo, comunque. Ve lo diciamo personalmente. Cos'è questo? Facciamo un piccolo cerchio sull'altipiano di Asiago. Facciamo un cerchio fra di noi, cioè facciamo un cerchio fra le persone che seguono il nostro lavoro, che seguono un po' il paganesimo, un po'. Ogni persona che è venuta l'anno scorso qua, quasi ogni persona, meno una, può invitare chiunque. Sì. Cioè, non è che la moglie lascia a casa il marito, perché ogni persona che è venuta può portare chiunque. Questo non serve per fare propaganda, cioè è inutile che una persona dica vieni a vedere che belli che siamo noi, mentre facciamo. Non serve assolutamente niente. È semplicemente un ritrovo intimo di noi, in pratica di noi tutti, e naturalmente va fatto con una certa riservatezza, nel senso che vogliamo stare fra noi, ecco, questo è il punto. Naturalmente questo è aperto a quelle persone che ci seguono. Vediamo un attimo. Sì, pronto? Ciao, sono Marco. Ciao.